Il 2 giugno a Chieti, cerimonia per la festa della Repubblica, eccellenza, una cerimonia sobria, poi con la consegna di queste onorificenze, ma oggi più che mai il valore della Repubblica è sempre più sentito dai cittadini. Ma guardi, questo che ha detto mi fa piacere che l'ha sottolineato lei, perché se l'avessi detto io probabilmente non assumeva lo stesso valore. Sentirlo da lei, che raccoglie un po' tutte le istanze anche delle persone, le sensazioni delle persone. Io devo dire che ho avvertito anche io, anche con la presenza, sia pure misurata, in villa quando abbiamo fatto la deposizione della corona e abbiamo commemorato i caduti delle guerre, devo dire che la festa della Repubblica, poterla festeggiare, poterla commemorare, poterla rendere viva come stiamo facendo oggi, è motivo di orgoglio. Lo dico con veramente con grande affetto, perché non c'è altra festa più grande per quello che è la Repubblica. Ricordare che i nostri avi, i nostri genitori, i nostri nonni si sono battuti per raggiungere questo grandissimo obiettivo di una Repubblica democratica, è una cosa importante. Poterla commemorare e festeggiare, come ho già detto e lo voglio ridire, scusate se mi ripeto, ma è una cosa importante. È la festa di tutti, è la festa di tutti, non è una festa di una parte sociale piuttosto che di una parte culturale o di una parte politica, è la festa di tutti i cittadini, di tutte le classi sociali, di tutte, dei giovani, degli anziani e di coloro i quali hanno dato tanto alla nostra, al nostro Stato, alla nostra Repubblica e di tutti quelli che si apprestano a dare altrettanto. Oggi sono state delle notizie positive, l'avete sentita, la pandemia che ha preso un corso assolutamente positivo, nel senso buono del termine, cioè che le negatività sono tante, e soprattutto anche la crescita del PIL, no? Va oltre le aspettative, quindi vuol dire che siamo in una ripresa. Questi segnali ci devono rendere, come dire, ancora più forti, più saldi, e far sì che questa festa possa essere il momento in cui si esaltano queste positività. Possiamo dire, eccellenza, che proprio questa pandemia, questa emergenza che ha messo a dura prova anche i cittadini, ha avvicinato ancora di più la popolazione alle istituzioni. Io me lo auguro, anche se devo dire ne ho avuto una netta sensazione. Io ho avuto una grande, grande fortuna di avere con me in provincia di Chieti i sindaci di tutti i comuni che mi hanno collaborato in maniera fortissima, e vedere che l'appello che veniva fatto da loro alle popolazioni aveva risposta forte, positiva, ecco, questo è stato uno di quei sintomi, se si può dire così, che mi ha fatto pensare che questa vicinanza delle istituzioni ai cittadini è veramente forte.